episodio di Assassin's Creed Odyssey e dovevamo andare dai re di Sparta ad accusare Pausania. Nello scorso episodio abbiamo scoperto chi era il nero della setta che controlla Sparta e siamo in grado di provarlo. Andiamo! Sono qui per affrontare i re. Sei pronto a riprendere la nostra terra? Ci puoi contare. Naturalmente. Ma il mio scopo è deporre il re fantoccio. Hai reso tua madre orgogliosa, Alexios. Grazie, sei sicuro, mamma. Avere prove sufficienti per accusarlo? Sì. Certo. Raduno gli efori, ci vediamo nella sala del trono. Chi sono gli efori? Non ricordi? Beh, eri solo un bambino. I cinque efori vengono eletti dai cittadini spartani. Hanno potere persino sui re. Sono loro che devi convincere se vuoi salvare Sparta dal controllo della setta. Capisco. Allora, ci vediamo alla sala del trono. Let's go. Che cosa stiamo aspettando? Lo vedrai, mio re. Mi dispiace. Hai convocato gli Efori. Avrai ottenuto una grande vittoria per avere questa folla adorante. Ma fa silenzio. Gli Ateniesi hanno abbandonato la Beozia. La regione è vostra. Una notizia eccellente! Avevi troppo da fare con le conquiste per scortare il nostro campione ai giochi olimpici, immagino. Non proprio. L'ho scortato fino in Elide, ma ha avuto un incidente in mare. Così ho partecipato io ai giochi e ho vinto una corona per Sparta. Per Nike! Ben fatto. Grazie. Se non hai che buone notizie da condividere, perché hai convocato gli Efori? Siamo qui per assistere a delle gravi accuse. Gravi accuse? Contro chi? Te. Contro Pausania. Vi comportate come se non lo sapeste. Contro di voi, Pausania. Solo per ho attraversato mari e monti per trovare le prove del tradimento di Pausania. È un membro della setta di Cosmos. Questi traditori hanno intenzione di uccidere centinaia di persone per dominarne migliaia. Ecco le prove. Prove? Che prove? Della nostra accusa veritiera contro di lui. Allora le voci erano vere. Non avremmo mai immaginato che un re fosse così disonorevole. L'onore appartiene alla storia. Meriti la morte per i tuoi crimini. Come osi minacciare un re? Pausania, non sei più re. Da oggi tu sei esiliato da Sparta. Di fronte ad Atena e Ares che ve ne pentirete. Giustizia sarà fatta. Lo vedremo. Giustizia, re fantoccio. Mio re. Perdonaci, mio re. Mio figlio non poteva lasciarlo al potere un istante di più. Certo che no. Avete guadagnato la cittadinanza. Sparta è in debito con voi e vi restituisce la vostra casa. E vai. Riavrai la tua casa. La nostra casa. Lasciamo la corte ai suoi affari. Vediamoci fuori. Sì. Mio re, sono felice di avervi servito con onore. Riguardo a Pausania, sarebbe saggio occuparsi di lui il prima possibile. Concordo. Lo farò. Dopotutto, è un membro della setta. Ci vediamo alla tomba di Leonida quando avrai finito con lui. Devo mostrarti una cosa importante. Ci vediamo lì, madre. Re Pausania fa parte della setta di Cosmos. Dovrò ucciderlo con le mie mani. Non vedo l'ora. No, non con questo. Con questo, con la spada di papà. Pausania è ancora in Laconia, è stato visto fuggire a sud verso la foresta di Eurota, cascando sul porto. Non lo raggiungerà mai. Dov'è? Ecco Pausania. Malaka. Non mi sfuggirà il bastardo. Dove cazzo credi di andare? Non mi sfuggirai, infame di merda! Ti prenderò con le mie stesse mani, ti attaccherò la gola!
ti taglierò la gola, ti staccherò la testa del corpo e ti toglierò il cervello. E appena ti ho staccato il cervello, userò la tua testa come vaso da notte. Togliamo questo cazzo di scuso, che ne dici, Pausania? Scusa. Poi non c'è entrato niente. Oh, oh, oh! Cazzo, ma non sto salvando. Non rompete, fate gli spartani. Due, un traditore, perché non stai difendendo? Aia! Oh, oh, oh! Piano! Oh, porca troia. Io voglio uccidere Pausania, non voi. Oh, per la madosca. Dai, è quasi morto per la madosca. Non ci vorrà. Ma per la madosca. Traditore Pausania, non io. Oh, ma porco Giuda. Non deve succedere. Ma dai. Perché deve sempre finire così? Pazzi vostra, il non ve lo dice. Guarda se cosa sto a fare per uccidere un bastardo traditore. E questo che cazzo? Liscio. Fregato. Voilà. Ok. Ancora. Ok. Adesso confermiamo l'uccisione di questo infido figlio di puttana. Pausania è morto. Quanto godo, brutto figlio di puttana. E dai caricamenti dei miei. Non c'è più. Cosa? Che cosa? Qui c'era un teschio, un piccolo teschio di coniglio, la tua prima preda. Davvero? E chi può averlo preso? Solo una persona può averlo fatto. Nicolao. Papà? Forse rivedermi gli ha ricordato questo posto. È successa la stessa cosa a me. Pare che io non fossi l'unica a desiderare di tornare. Spero di non disturbare. Brasida. Vieni qua, vecchio mio. Ringrazio. Come mai non ti stai allenando? C'è qualche problema? Devo raggiungere Pilo il prima possibile. Magari potresti venire con me. Pilo? Sarei felice di restituire il favore. Cosa ci attende a Pilo? La gloria. Gli ateniesi stanno respingendo gli spartani in questo momento. Sarebbe una sconfitta devastante per Sparta e non posso lasciare che accada. Siamo in due allora. Tu abbia perso fiducia nei guerrieri spartani. Sono più forti che mai, ma stanno affrontando un potere che non possono immaginare. Cosa? Vuoi dire Deimos? Nostra sorella. Sì, dicono le voci. Una forza della natura nel corpo di un mortale che può fare a pezzi ogni soldato sulla sua strada. Se Deimos è a Pilo, dobbiamo fermarla. Ti aspetterò alla nave, ma fai fretta. Ogni attimo sprecato è un'altra vittima spartana. Capisco. Cassandra si trova a Pilo. Tu devi salvarla, Alexios. E lo farò, madre. Salvarla. Abbiamo di nuovo la nostra casa. Possiamo essere una famiglia. Non è troppo tardi.
Devo salvare la sua vita. Ad ogni costo. È importante, Alexios. Potremmo non avere un'altra possibilità. Lo so. Lo so. Dopo tutto questo tempo avrà compreso le vere intenzioni della setta. Lo speriamo. Non importa quello che dovrai fare, ma salva tua sorella. Devi farlo. Lo so. Non mi fermerà nulla. Non dovrei far aspettare Brasida. Fa attenzione, Alexios. Sì. Ok, Pausadia è morta. Finalmente. Com'è? Non è male, dai. Aspetto, controllo entrambe le facce. Cosa? Fate politica ateniese anche. Ok. Prossimi passi. Uccidere anche gli ultimi membri di questi qua della setta e i loro anziani, tranne mia sorella che voglio salvarla, e uccidere poi il loro capo, così che la setta non potrà più nuocere a qualcuno. Non dovevo incontrare mia madre alla statua di nonno Leonidas. Quanto pare no. Beh, andiamo a Piro, che è proprio qua. Grazie a Dio c'ho il viaggio rapido. Let's go allora. E dai, legamenti. Ok. Di là. Un macabro banchetto. Ah, a me è piaciuto quel banchetto. La battaglia di Piro. Andiamo. Adesso la città. Chiama Phobos. E andiamo. La forgia, quindi posso passare per di qua. E dai, tendone dei miei coglioni. E non posso passare, che cacchio. Un attimo, Diana, un attimo, mami. Quale? Scusate. Che è tutta sta nebbia? Phobos, forza. E dai, cavali dei Megoyu, muovete! Cazzo, quanto è lento sto cavallo. Alleluia, sei arrivato. Gli anni mi fanno aspettare. Ok, ragazzi. Andiamo a combattere con gli Spartani e a quanto pare contro la nostra sorella. Dobbiamo riuscire a salvarla dalla setta. Tutti questi anni la setta gli ha fatto un maledettissimo lavaggio del cielo. Oh mio Dio! Mio Dio! Wow! Tutto distrutto qua. Cazzo.
Messenia, capo non scoperto, dominio ateniese, per poco ancora. Ok ragazzi, ci siamo quasi, mancano pochi metri e ce la dovremmo fare. Madonna, ci sono anche le navi ateniesi qua. Ok, parliamo anche con l'ufficiale spartano. Oddio! Generale, sono qui per aiutarvi. Dov'è Brasida? Che cosa vuoi da lui? Combattiamo insieme. Un amico? Sì. Sì, è un amico di Sparta. Ora portami da lui. Fermo! Ho l'ordine di stare in guardia e di attendere i rinforzi. Dovevano arrivare 2 sere fa. Puoi smettere di aspettare. Eccomi qua. Tu! Gli ateniesi ci hanno messo alle strette. Non sarai più così arrogante quando li vedrai. Se mi unirò a voi, presto vedranno il traghettatore. Ah, ti do il benvenuto. Spero che la tua spada sia più affilata della tua lingua. Vieni, ti porto da Brasida. Puoi scommetterci i coglioni che lo è. Staccherò un paio di teste a qualche ateniese dei... ateniese. A loro e alla loro dea, Atena. Anzi, prima me la scopo e poi la faccio fuori. Per quello che ha fatto molte persone con la sua magia. Oddio, dove siamo? Nel Tartaro? Addio. Un viaggio dell'Ade, stronzo. E tu sei il prossimo. Perché ti ho vinto la maturissima scudo? Grazie a me. Voilà. Boom. Mancato. Voilà. Cosa vuoi fare te? Cosa vuoi fare? Liscio. Dammi un po' di scudino. No, lui è deficiente. Devi mettere il generale. Vieni qua. Fatti ammazzare. Oh, devi morire. Ok. Adesso voi. Voilà. Vieni un po' qui te. Sto vincendo alla grande, cazzo. Ok, capitano nemico è proprio lì. Cazzo poi te. Non dovevo beccare te. Ok. Beh, non mi devi toccare. Che cazzo succede? Mi sa un mercenario, l'eroe della fazione, mi sa. Brasida. Sembra il nostro nonno Leonidas. Brasida, fermati! Poi ti ammazza così la forza. Brasida, no! Non dovevi, sorella! Non dovevi toccare mio amico. Non potrai mai vincere. Sono 12 livelli più forti. No, è 7 livello, la bastarda. Tu non devi toccare i miei amici, sorella mia. Io non voglio ucciderti, Cassandra. Ti fermerò. Che cazzo? Ma parlerò io per te, sono Ares, piacere.
dio della guerra e del sangue. Boom! Ti presento il TG Sparta, sorellino. Non gli ha fatto un cazzo. Aia, e che era quella mossa? Porco Giuda. Ma che... E io che cazzo dovrei fare adesso? Namma tosca, oh! Sorelli! Scusate, io come cazzo faccio di scolpirla? Non mi ha parato! Toh! No! Sì, vai. Vai, vai, vai. Piscio. Toh, questo si chiama TG Sparta, sorellina. Era una mossa speciale di nostro non... Può fare anche lei attacchi ultra. Ok, andati sotto. Ma che? Aia. Oh. E che cazzo è il colpo del sole? Ah! Sorellina, non ti sembra di esagerare un po'? Mi scusi. Via. Fuoco brutto, fuoco cattivo. Liscio. Oh merda. No. Ok. No, sì. Dai, yeah. Che cazzin. Ti sei allenata, sorellina. Maledetta. Se andiamo avanti così, uno di noi morirà. Non è questo il punto. No. Chi è quella cicatrice che hai nell'occhio? E sul naso. Ho trovato nostra madre. Finalmente riuniti. Soltanto per separarci di nuovo. Dai, sopra. Cassandra. Merda. Ti salverò. E vaffanculo! Trofeo guadagnato, nascita di una leggenda. Sti cazzi. Ma che di una leggenda? Di un dio! Sono un dio ormai. La prima regola, i mercenari raggiungono spesso l'arena per mettersi alla prova. Li ucciderò tutti. E diventerò il dio dell'arena. Creare le frecce. Sia frecce regolari o speciali dal menu inventario. In gioco alternale con freccia a sinistra. Vita dei cavi. Ok, questo lo so come si uccide un capo d'azione. Mare leggendario, si sono avvie davvero potentissime. Dove distruggere per ottenere ricompense epiche. Grazie. Casa lontana da casa. Andrei a essere la tua casa, tu ci speso per trovare il mio senso. Ma che chiacchiere con Barda? Ma se mi farebbe chiacchiare con Barda, io ci vorrei chiacchierare per la dosca. Dovrebbe essere il museo dell'antichità, le ossa preistoriche scoperte venivano stalvolte attribuite ad esseri mitologici come titani, centauri. Nel suo episodio speciale, la missione di Atlantide, mentre la missione di Atlantide per trovare i manufatti. Ok.
avuto un tronco in testa e sono da qualche parte in cosmos. Dov'è la mia bellissima armatura che ho faticato da guadagnare? Sorella? Stai bene? A quanto pare. Dov'è la mia armatura? Che ti è saltato in mente l'ultima volta? Cercare di salvarti? Non appunto. È stato così. Ti avevo detto di stare alla larga da me. Eppure eccoti qui. Quindi? Cosa? Sarò prigioniero finché non verrò ucciso? L'idea è quella. O potrei venire lì e finirti in qualsiasi momento. Provaci. Ma prima dimmi quello che sai. In che senso? Credo che la tua setta ti avesse detto tutto. Sembri stare dalla loro parte, ma loro non stanno dalla tua. Credi che io sia una semplice pedina? Sì. Allora dimostramelo. Dimmi perché sto dalla parte sbagliata. Convincimi, ti sfido. Ok. Che cosa vuoi sapere? Tutto quello che dici essere il vero. Ma dopo ti ucciderò. Perché quella notte fui abbandonata sulla montagna? Fu colpa della setta. Chiedi alla gente che mi vuole morto e che ti considera una cazzo di dea. Tu osi insultare chi non mi ha lasciato morire. Ma furono loro a mandarti su quella rupe. Io porto loro vittorie. Getterebbero via il loro campione. Sì. Malaka. Ah, è pronta se vuoi mangiare. Ti stanno usando. Non saresti qui se sapessi con certezza che ti hanno detto la verità. La verità è che se volessero un semplice soldato ne avrebbero migliaia tra cui scegliere. Ma vogliono me. E me soltanto. E se tu vuoi distruggere la nostra famiglia? Vogliono la fine della nostra famiglia. Di tutti noi. Vogliono che scompariamo. Allora spiegami perché sono ancora qui. Ti hanno preso da giovane. Ti hanno plasmata a loro vantaggio. Hanno creato una macchina. A loro non importa nulla di noi. Deimos. Tu? Stavo cercando. E sei qui, nelle fogne. Ho sentito delle grida. Non è niente. Vai! Ora! Questa non è una tua responsabilità. Io non sono una tua pedina. E tu non sei il mio padrone. Brava, diglielo. Certo, campione. Una mancanza di tatto che non si ripeterà. Un attimo. Cassandra, mi devi credere. Tu. Ricorda che è colpa tua se sei lì dentro. Che vuoi dire? Non sembra proprio. Devi capire che tutto questo è per Atene, Alexios. Pericle avrebbe impoverito l'intera città. I cittadini vivevano nello squallore. Per questo l'hai fatto uccidere. Per trovare il tuo orlo perfetto, bisogna rompere qualche uovo. Non era la persona giusta per noi. Perché tu lo sei? Uccidere i tuoi avversari dimostra che genere di guida tu sia. Oh, ma questo è solo l'inizio. Se solo tu potessi assistere al mio piano. Vieni nella cella. Sei qui per uccidermi, no? Vediamo che succede. Già, fatti per mia sotto. Fortuna ho altri incendi da estinguere. Ho sentito parlare di rivolte. Di già, non c'è voluto molto. Ma ho un piano. Non potranno rivoltarsi da morti. Cosa? Non vedo come tu possa affrontare dei ribelli se rifiuti di combattere con una sola persona. L'atto stesso è fuori dal mio controllo. La votazione è avvenuta. Che ti ho detto? Il popolo mi ha dato la sua benedizione. Io uso il loro potere. Questa non è democrazia. È tirannia. Il popolo ha scelto il suo destino, Alexios. Ha scelto me. Una scelta sbagliata. E morrei per mano mia. Puoi scontarci. Non agisco da solo. Il popolo di Atene ha parlato senza che io alzassi un dito. È così che si affrontano le ribellioni. Non sanno in cosa si stanno cacciando. La setta ha vinto, Alexios. Ora
Devo occuparmi della nave diretta a Mitilene. Cosa? I suoi passeggeri avranno un brusco risveglio. Brutto figlio di puttana, che non sei altro. Ma vaffanculo, va. Non saprete fare meglio. Tutto qui. To. Buongiorno da ragazzi. Carica! Parla, va. Per la potenza di tutti gli dei. Ma perché ma che ma perché ci fate qui? Interessante. Forse la morte potrebbe essere la migliore benedizione dopo tutto. A quanto pare. Ma voi due cosa ci fate qui? Sono un esercito, io sono 3000 legioni e voi siete due persone che ci affrontarli. È vero che conta. Grazie agli dei sei vivo, Alexios. Se queste guardie non sono le ultime, ne arriveranno altre. Dobbiamo andarcene in fretta. Aspetta, dobbiamo parlare di Cleone. Socrate ha tenuto d'occhio quel bastardo. Conosciamo le sue intenzioni. Presto. La sua attrezzatura, Barnaba. Ti ringrazio. Vieni, Barnaba. Alexios, vediamoci a casa di Pericle. Lì parleremo di quello che sappiamo. D'accordo. Il Partenone è costruito su decine di cadaveri. Pare si dice cosa sia stato risolto il Pericle di Troia, un'arma tanto bella quanto efficace letale. Sai vero che morirai. Ma io penso perché i tuoi servitori sono livello 1 e 49, l'altro è 50, mentre tu sei livello 40. Non capisco. Beh, vabbè, non importa. Ti ucciderò, bastardo. Porca troia. E qui inizierà la mia caccia ai membri della setta. La resistenza. Ok, ragazzi, per questo episodio è tutto. Dovevo fare meglio le scelte con con il nostro dialogo con nostra sorella, mi sa. Beh, io vi ricordo di lasciare un bel like per farmi capire che il video vi è piaciuto, di condividere il video per fare in modo che la gente possa conoscere il nostro canale, di commentare per dare qualche consiglio e suggerimento e di iscrivervi così che il canale possa crescere. Alla prossima!